Per il sesto anno consecutivo avete addobbato tutta questa zona del Lago delle Rose. Quando è avvenuta ufficialmente l'inaugurazione? Allora, l'inaugurazione è avvenuta il 4 dicembre, domenica 4 dicembre, e abbiamo iniziato dalle ore 17 fino a notte inoltrata. È stata una bella festa, anche fuochi d'artificio. Una bellissima festa, uno spettacolo organizzato dai ragazzi dell'associazione in collaborazione con le Pro Loco di Barchi e Orciano del comune di Terre Roveresche. Ecco, non è molto conosciuta questa iniziativa a livello provinciale. Che lavoro avete svolto? Ma a livello provinciale, ma anche comunale, non è conosciuta tantissimo. E il lavoro che abbiamo svolto nell'area, in pratica l'abbiamo presa in gestione 7 anni fa circa, con l'allora sindaco Marcucci del comune di Barchi, ed era una sfida questa qua. Abbiamo visto quest'area abbandonata, quindi era inaccessibile. L'abbiamo ripresa, l'abbiamo ripulita e oggi è diventato un po' il nostro paradiso, dove noi pratichiamo fuoristrada, che è il nostro sport, perché noi nasciamo come associazione che pratica fuoristrada, e quindi abbiamo lanciato una sfida, ci siamo dati noi un obiettivo, quello di creare un'area per noi a livello di fuoristrada e creare un parco pubblico dove praticamente chiunque può andare lì e passeggiare, c'è un'area per i bimbi, c'è una specie, uno chalet, noi chiamiamo chalet, una capanna di legno, dove ci sono tutti i servizi, abbiamo portato energia elettrica, acqua e tutto quello che è, abbiamo creato quest'area che è abbastanza carina, secondo noi, è un bell'angolo di paradiso. Nell'area c'era anche un abete. Esatto, c'era un abete e abbiamo visto questo abete e abbiamo detto un'altra sfida, facciamoci l'albero di Natale. E negli anni l'abbiamo addobbato, quest'anno l'abbiamo rinnovato ancora e quindi ecco che l'albero di Natale non è il solito albero in piazza, ma è l'albero dove è nato e questo ci fa piacere perché non abbiamo tagliato nessun albero. Per chi volesse venirci a trovare, basta digitare su Google Sì Fuoristrada Park, dove ci sono tutte le indicazioni per raggiungerci, l'albero per vederlo dal vivo dalle 17.30 di sera fino alla mezzanotte per il risparmio energetico, è acceso, quindi si può vedere sia dal paese di Barchi, dal municipio, dall'alto, nella valle, oppure da vicino.